fratelli e sorelle carissimi, esultate di gioia invincibile e gloriosa nel giorno in cui celebriamo il 350° anniversario della dedicazione della nostra Chiesa Cattedrale e dedichiamo a Dio questo nuovo altare con la celebrazione del sacrificio del Signore. Benedici e santifica quest'acqua che verrà aspersa su di noi e sul nuovo altare, perché sia segno dell'avato battesimale che ci fa in Cristo nuova creatura e altare vivo del tuo Spirito. Celebriamo l'anniversario della dedicazione a lui della nostra cattedrale, avvenuta per il ministero del cardinale Marcello Santa Croce, vescovo di Tivoli, esattamente 350 anni fa. Ma come noto, anche altri sono i motivi della gioia odierna. Concludiamo i lavori di restauro architettonico e conservativo della cattedrale, almeno il primo lotto. Apriamo un anno giubilare che si concluderà il prossimo 27 ottobre 2020, durante il quale, quando visiteranno questo tempio e coloro che anziani o ammalati pregheranno anche da casa le condizioni della Chiesa, sarà concesso il dono dell'indulgenza plenaria. E ancora vi consacriamo il nuovo altare, opera dello scultore e diacono permanente della diocesi di Antico, Francia, guardando alla nostra cattedrale, ora ripulita, illuminata, restaurata, penso all'opera di uomini e donne cristiani che con tanto sacrificio e amore l'hanno edificata, voluta, costruita, che addirittura qua sopra abbiamo trovato che abbiamo lasciato scritti i loro nomi, e vedo anche la fede di una chiesa locale, la nostra di Tivoli, oggi chiamata a camminare insieme a quella di Palestrina, che si riconosce in essa e che l'ama, ma che non l'ha costruita, che non l'ha restaurata, che non l'ama tanto come semplice monumento, bensì perché, e me lo auguro vivamente, vede in essa il segno della propria fede, il luogo dove nella comunione con il Vescovo tutto il popolo di Dio con le sue varie componenti anche oggi rende lode e gloria alla Trinità e si impegna a possiamo godere di quanto vediamo grazie anche all'opera di alcune povere, discrete, silenziose, ma per questo ancora più apprezzabili persone generose che vorrei tanto ringraziare. Vorrei ringraziare proprio loro, soprattutto quelli che hanno dato il cosiddetto obolo della vedova, quelli che hanno lavorato in silenzio. La deposizione delle reliquie sotto questo nuovo altare si ricollega quindi ad una tradizione venerabile affinché l'esempio e l'intercessione dei santi cui esse appartennero ci siano costantemente di conforto e di guida. Seguono ora i riti dell'unzione con l'olio del crisma e dell'incensazione, a significare che l'altare è segno di Cristo e a ricordare ai fedeli di elevare da esso la preghiera che sale a Dio come profumo d'incenso. Infine, questo nuovo